ha cercato in tutti i modi, intanto, di far sentire tutti quanti i cittadini delle varie realtà di Colle al Metauro uguali tra loro. Sindaco, allora 5 mesi di amministrazione, si pensava che insomma, la coesione non fosse così semplice, invece poi in realtà tutto è andato per il meglio. Sì, in questo senso una sorpresa un po' positiva, diciamo così, perché durante la fase di creazione di questo nuovo comune, poi tutta la fase commissariale e che ha portato alla campagna elettorale, si vedeva, diciamo, un po' una frattura all'interno del territorio tra varie comunità, eccetera. E io temevo, sinceramente, una grossa difficoltà nel poter far operare insieme queste tre comunità. Ecco, non dico che tutto è semplice, tutto è superato, dico che invece ho trovato una forte coesione, una forte consapevolezza sul territorio che, come dire, indipendentemente di come la si pensava sull'unità o meno di questi tre comuni, i cittadini oggi si sentono comunque tutti predisposti a portare avanti nel miglior modo possibile l'unità di questo territorio, il buon cammino di questa nuova unità operativa che è il comune di Colle al Metauro, che comunque ha delle grosse potenzialità e secondo me le sta mettendo in campo. Fine anno, bilanci se ne fanno, il vostro è un po' piccolo, però c'è qualcosa per la quale va particolarmente orgoglioso, contento di questo piccolo percorso? Sono molto contento invece delle scelte che abbiamo portato avanti fino adesso, perché ci sono in fase di appalto 5 o 6 opere che sono già state approvate, finanziate e siamo nella fase di appalto, l'ampliamento della scuola Lugli, la pista polivalente a Montemaggiore, la illuminazione a Serrungarine, ma anche altre iniziative. Non per ultima, ad esempio, la nuova palestra di Villanova, tanto contestata, tanto divisiva, che con una buona soluzione che noi abbiamo trovato per creare dei nuovi parcheggi a ridosso, abbiamo approvato definitivamente il progetto e partiranno i lavori tra poche settimane. Poi ci sono anche una serie di varianti, io sono anche l'assessore urbanistica, 5 o 6 varianti che noi abbiamo portato ed approvato già in consiglio comunale, che consentiranno l'utilizzo, quindi non nuova edificabilità, ma l'utilizzo di quanto era già costruito ed inutilizzato su questo territorio che potrà essere riconvertito e diciamo, messo in una fase di potenziale sviluppo, quindi farà lavorare le imprese per la ristrutturazione, ma poi insedierà anche nuove imprese al suo interno. Ecco, quindi ci sentiamo molto orgogliosi. Una cosa, mi chiedevi una cosa in particolare, la sede delle associazioni che abbiamo messo a disposizione a Tavernelle, che sarà foriera anche di ulteriori novità interessanti delle quali vi porteremo a conoscenza le prossime settimane. Mi fermo nel ringraziarlo ovviamente, ma se qualche assessore senza il se ha qualcosa in particolare magari...